Ciao a tutti ragazzi, io sono Alessandro e in questo nuovo video vi faremo vedere come piantare le patate, ma non patate normali, ma bensì patate viola che ci sono arrivate in settimana. Varietà Violet Queen, sono patate normali, arrivano anche loro dal Sud America, ma la differenza è che hanno sia la buccia che la pasta viola. Come sapore sono praticamente identiche alle altre, ma sono più dolci. Le abbiamo comprate per fare delle prove, quindi ne abbiamo prese poche, sono solo 2,5 kg. Le abbiamo prese già piccole, quindi non sono da tagliare, abbiamo scelto questo calibro per essere più veloci e quindi niente, ora non ci manca che piantarle. Ah, mi raccomando, come al solito, distanza 30 cm sulla fila e 70 tra le file. Allora ragazzi, ci troviamo qua nel nostro orto, come potete vedere appena mangato, all'ombra dei nostri bellissimi faggi. Quindi cosa abbiamo recuperato? La nostra amica Zappa, che ci è sempre d'aiuto, e poi abbiamo preso un metro. Adesso misuriamo, passiamo la misura, tac, il metro non serve più, con questo forbice poco adatto, tac, la nostra misura ce l'abbiamo, 30 cm. Adesso vediamo il filo che almeno andiamo dritti. Zap, facciamo il solco e poi giù le patate e poi track e copriamo. Allora ragazzi, come vedete qua alla mia destra il solco l'abbiamo fatto e adesso patate nel secchio e via che le mettiamo. Abbiamo un po' pochine, dai, ma ci accontenteremo. Quindi adesso mettiamo la prima patata e via, misura 30 cm, facciamo un'altra ancora, andiamo avanti il nostro secchio. Allora ragazzi, la seconda fila, spostiamo qua la nostra segnafila, è andata a 70 cm che è precisamente qua, un po' duro qua, però ce la facciamo andare bene, tac, e adesso andiamo a spostare anche in fondo, che sennò vengono così in fondo. I nostri paletti che usiamo come segnafile e il nostro rastrello per coprire. Adesso mettiamo i paletti e poi tac che copriamo. Patate coperte, ora non resta che aspettare che crescono
mi raccomando, quando sono alte una spanna di rincazzare, ovvero mettergli la terra contro e di concimarle per avere dei frutti migliori. Come periodo adesso siamo verso la metà di aprile, siamo un po' in ritardo, di solito vengono seminate prima quando la temperatura media all'incirca raggiunge i 10 gradi e poi dipende soprattutto tanto anche dalla zona. Ad esempio in Sud Italia vengono piantate settembre-ottobre e crescono d'inverno, mentre qua invece crescono d'estate perché andremo a raccoglierle verso fine agosto. Se dimenticavo, ricordatevi di seguirci sia su Instagram che su Facebook e qualsiasi piattaforma social per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video e sulle attività quotidiane. Ringraziamo anche la floricoltura Radaelli Radaelli, un leader nella creazione e manutenzione dei giardini che ci presta sempre i suoi mezzi. Grazie a tutti, è stato un piacere, alla prossima. Inoltre ragazzi, per concludere volevo ricordarvi che, visto che stiamo parlando di patate blu, patate, abbiamo fatto un video circa 2 anni fa su come coltivare le patate normali e, o meglio, su come seminare le patate normali. E a parte questo evento che dà fastidio, quel video è arrivato, ha raggiunto più di 100.000 visualizzazioni, che è un traguardo molto importante per noi. E niente ragazzi, volevamo ringraziarvi di questo, se siete persi seguitevelo, ma principalmente volevamo ringraziarvi per tutte queste visualizzazioni e del vostro supporto che continuate a mostrarci. Perciò detto questo, niente, aspettatevi molti più video e state sintonizzati al prossimo video. Ciao.